Da oggi meno limitazioni alla libertà personale, consentite le visite ai congiunti e l'attività fisica individuale ovunque, il cibo takeaway, riaperti i cimiteri. La fine del lockdown per il governo Conte si traduce anche con la possibilità di rientro nel proprio domicilio, ma il governatore della Sicilia blocca un nuovo esodo. Restano off limits gli incontri con gli amici, chiusi siti culturali e museali, ma anche parrucchieri e centri estetici, non si può sedere al bar o al ristorante. L'ASP di Agrigento, oltre ai tamponi, potrà fare dei prelievi del sangue per il monitoraggio dell'andamento dei contagi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi inizia la fase 2, significa meno privazioni della libertà personale. Mentre i contagi scendono, queste due settimane saranno un vero e proprio banco di prova. Ci sono i nostri servizi. Con l'arrivo del 4 e sino al prossimo 17 maggio cambiano le regole, ma in Sicilia rispetto al resto d'Italia ed alle normative imposte dal governo centrale si ha qualche licenza in più. Vediamo. Intanto la regola generale prevede che per andare al lavoro o a fare una passeggiata non è più necessaria l'autocertificazione. E questa è la novità più importante contenuta nei chiarimenti forniti dal governo sugli spostamenti consentiti da quando si è entrati nella fase 2 dell'emergenza da coronavirus. Inoltre si è fatta chiarezza sulla lista dei congiunti ai quali si potrà fare visita. La lista fornita da Palazzo Chigi comprende coniugi, partner conviventi, partner delle unioni civili, persone legate da uno stabile legame affettivo, parenti fino al sesto grado, come per esempio i figli dei cugini tra di loro, e gli affini fino al quarto grado, come per esempio i cugini del coniuge. Nella lista non sono stati compresi gli amici, perché, come chiarito da una nota del governo, non possono rientrare negli affetti stabili. Riepilogando, rimangono quindi quattro i motivi di uscita: lavoro, urgenze, visita ai parenti, stato di necessità. Vengono consentiti gli spostamenti solamente all'interno della regione di residenza. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro, come tesserini o qualcosa di simile, idonea a dimostrare la condizione dichiarata. Dunque, in questi casi non bisogna compilare il modulo, anche se rimane la possibilità per le forze dell'ordine di effettuare riscontro a quanto dichiarato dal cittadino. Sono consentiti nell'ambito del territorio della regione siciliana gli spostamenti per il trasferimento stagionale nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi. Sono autorizzate invece, previa comunicazione al prefetto, le attività di ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pub, bar, solo con asporto o consegna a domicilio, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Sono riaperti i cimiteri, compresi quattro della città di Agrigento, e cioè Buonamorone, Pianogatta, Montaperto e Giardino Gallotti, dalle ore 7 alle 14 e dalle 15 alle 18, mentre domenica e festivi rimarranno chiusi. Ma ci sono delle ristrettezze. Solo 60 persone a turno disciplinati all'ingresso per il cimitero di Buonamorone hanno diritto a fare visita ai propri cari per un tempo massimo di 30 minuti. Per il cimitero di Pianogatta solamente per 20 persone. Per quelle di Montaperto e Giardina 2. È consentito l'ingresso per le visite di massimo 2 componenti per famiglia. Resta d'obbligo l'uso delle mascherine e dei guanti e la distanza personale di un metro. Infine, sì alla riapertura delle toilettature per gli animali, ma con estrema attenzione.
Il padrone potrà accompagnare l'amico a quattro zampe solo su appuntamento, lasciarlo nella struttura e riprenderlo appena pronto, evitando qualsiasi tipo di situazione superflua. Anche le toilettature dovranno seguire determinate regole. Il personale dovrà essere munito di dispositivi di protezione individuale e dovrà garantire il distanziamento sociale. Dati in calo quelli che si sono registrati in questi giorni in generale nella nostra isola relativa ai nuovi contagi. Anche nella nostra provincia i dati sono stabili da qualche giorno. Ieri addirittura l'ASP di Agrigento non ha fornito nuovi numeri in quanto non esisteva variazione di sorta. I casi sono fermi da qualche giorno a 123 contagi su 4.349 tamponi effettuati totalmente. 96 sono i soggetti ricoverati nelle varie strutture ospedaliere dell'isola. Il centro maggiore è sempre Caltanissetta con 4, quindi Palermo al Civico con 2, uno ciascuno a Partinico e una RSA di Caltanissetta. 75 soggetti guariti, 13 quelli deceduti, 25 in quarantena. Nell'isola invece i soggetti guariti al 3 maggio salgono a 795, 8 in più, mentre quelli morti a 242, più 2. In isolamento domiciliare 1791 più 31, 29 in terapia intensiva meno 1, meno 14 ricoveri per un totale di 412. Su 1603 nuovi tamponi 27 sono risultati positivi e 7 contagiati. La maggiore provincia con più casi resta sempre Catania, che continua a registrare sempre più contagi, 10 in più dall'ultima verifica, attestandosi a 688. 6 in più a Enna che va a 296, 3 in più a Palermo con 390 casi, eppure a Siracusa che si porta a 115, 3 casi in meno anche a Messina per un totale di 374 casi, diminuzione anche a Ragusa di 2 unità e si porta a 55, stabili le province di Agrigento 69 casi, Trapani 92 casi, Caltanissetta 124. Intanto la fase 2 che riparte oggi non vuol dire liberi tutti, ma sempre il rispetto delle regole. Come afferma il presidente della regione Musumeci. In questa ordinanza appena firmata abbiamo messo tutto quello che potevamo mettere, non potevamo andare oltre. È una leggera, graduale apertura, lo avevo promesso, e però dobbiamo essere prudenti perché la battaglia non l'abbiamo ancora vinta. Abbiamo consentito, come avrete letto, alcune attività, abbiamo consentito il trasferimento nella seconda casa, ma non per fare avanti e indietro, ma per restarci per qualche tempo come se foste in vacanza. Abbiamo consentito la toeletta per gli animali, abbiamo consentito le attività della ristorazione, dei bar, delle gelaterie e delle pasticcerie con asporto. Consentiamo di poter finalmente tornare al cimitero per porre un fiore sulla tomba dei nostri cari. Rimaniamo congelati negli ingressi, negli accessi all'isola. Ecco, non possiamo spalancare le porte della Sicilia a chi viene dal resto d'Italia. Non è ancora il momento, sperando che il dato epidemiologico possa darci ragione, ma sostanzialmente, dipende da noi, da quello che ognuno di noi saprà fare essendo presente alle proprie responsabilità. Dissonanze tra decreti nazionali e ordinanze regionali. Vediamo come si comporta il sindaco di Messina, Cateno De Luca, tra restrizioni e aperture. La fase 2 inizia con varie interpretazioni normative. A seguito della nota inviata in prefettura circa i quesiti posti sulle contraddizioni dell'ultima ordinanza ampliativa del presidente Musumeci rispetto al DPCM del 26 aprile scorso del presidente Conte, per tale motivo ho disposto un'ordinanza che recepisce ciò che è il dettato normativo nazionale, lasciando fuori invece ciò che delle disposizioni regionali è in contraddizione con l'attuale DPCM in vigore. Di conseguenza si autorizza la ripresa di tutte le attività produttive, commerciali, professionali e industriali previste dall'allegato 3 del DPCM. A riferirlo è il sindaco di Messina, Cateno De Luca.
I cimiteri, evidenzia De Luca, rimarranno chiusi al pubblico fino al ricevimento di nuove indicazioni rispetto alla circolare del 10 aprile scorso del gabinetto del Ministero della Salute e richiamata dal prefetto di Messina con la nota del 16 aprile. Noi, continua il sindaco, pertanto a Messina partiamo dall'ordinanza sindacale del 25 aprile con la quale si allinea la città a tutte le altre d'Italia in termini di restrizioni. Prima di tale data all'interno del capoluogo erano in vigore misure ancora più stringenti. Su tale presupposto seguiremo il DPCM del 26 aprile e l'ordinanza regionale numero 18 del 30 aprile, eccetto le parti in contrasto al dettato nazionale, sino a quando non riceveremo i chiarimenti dovuti. Non permetterò che la mia comunità venga accusata di violare le norme perché il presidente Musumeci non ha le idee chiare o perché intende ricorrere a forzature, come lui stesso le ha definite, che non sono altro che norme in contrasto con il DPCM. In sostanza, cosa dice Musumeci ai sindaci con la sua ultima ordinanza? Se volete aprite i cimiteri. Quindi, continua il primo cittadino di Messina, la responsabilità delle violazioni della circolare ministeriale che ne dispone la chiusura ricade sui sindaci, io non ci sto. Se vuole aprirli, perché non si prende la responsabilità di specificarlo apertamente, come fatto dal governatore della Puglia? Nella sua ordinanza ci sono imbarazzanti contraddizioni, in quanto ci sono dei profili che non solo non sono chiari, ma infrangono norme nazionali, come appunto la sopracitata questione dei cimiteri o come la questione dell'apertura di circoli e associazioni sportive. Saranno invece consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Si dispone, sottolinea il sindaco peloritano, la riapertura delle ville comunali, dei parchi e dei giardini pubblici, previa loro sanificazione, a partire da venerdì 8 maggio, con espresso divieto di assembramento e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. I genitori e coloro che ne fanno le veci possono accompagnare i figli minorenni presso le ville comunali, i parchi e i giardini pubblici, fermo restando il rispetto della distanza interpersonale. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse. Restano garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, ad esclusione delle mense e dei catering. Ma resta confermato il servizio a domicilio e da oggi è consentito anche il servizio da asporto. Restano sospese le altre attività inerenti ai servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri e estetisti. Sono consentiti i mercati per la vendita di solo generi alimentari, che sono tenuti a rispettare gli orari di apertura e chiusura secondo le rispettive delibere ed ordinanze di apertura e che dovranno vigilare sugli ingressi in modo da evitare assembramenti. Fino a quando non si farà chiarezza, conclude De Luca, questa è la strada che seguiremo. Se il presidente Musumeci vuole ampliare la disposizione nazionale, si assuma la responsabilità delle proprie azioni senza delegare ai sindaci. Così non si fa altro che creare confusione nella cittadinanza e alimentare malessere. E se il governo Conte consente il rientro nel proprio domicilio, un'ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci ritiene l'isola chiusa a nuovi eventuali arrivi, una decisione per molti illegittima e non valida che fa discutere e determina la protesta soprattutto degli studenti fuori sede che da settimane non vedono l'ora di tornare a casa. Per il governatore la blindatura con molta probabilità rimarrà per tutto il mese di maggio. Molti studenti o lavoratori bloccati lontano dall'isola, dal lockdown, chiedono di rientrare. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un appello lanciato sui social in questi giorni e pervenutoci in redazione è quello di un gruppo di giovani lavoratori, studenti che vivono fuori la Sicilia, al nord, per la prevalenza, inviato al presidente della regione, onorevole Nello Musumeci, con l'hashtag fateci rientrare, pubblicato anche su Telegram, su Twitter. Nel video si raccontano le storie di ognuno di loro che per un motivo o un altro, perdita di lavoro, genitori che non percependo redditi per via della crisi non li possono più mantenere al nord per via del Covid e delle difficoltà economiche. Da lì l'appello al governatore di questi giovani e farli rientrare nelle loro case natie. Ciao, sono Roberta. Sono Alessia.
Mi chiamo Luigi. Sono Jessica. Mi chiamo Marinella. Ciao a tutti, sono Martina. Mi chiamo Jessica, sono siciliana. Sono Martina, sono siciliana, precisamente sono trapanese. Mi chiamo Vittoria Privitelli e studio a Ferrara da 2 anni. Sono Melissa e sono una studentessa fuori sede. Sono una studentessa fuori sede. Presidente Musumeci, sono siciliano anche io. Il giorno in cui moltissimi siciliani sono tornati a casa, io ho deciso di rimanere a Milano e fare la quarantena qui. Vivo a Ferrara da più di un anno e sono rimasta qui bloccata ormai dal 23 febbraio. Sono rimasta bloccata qui per il bene di tutti. Sono bloccata a Milano. Sono bloccata a Torino. Sono bloccata a Bologna da 60 giorni. Sono bloccata a Ferrara, ormai da mesi. Ho pensato di tornare a casa, di tornare in Sicilia, ora che in teoria è possibile, ma in realtà non lo è perché voli terminati, treni terminati. Sono figlia di un lavoratore autonomo che a causa dell'emergenza sanitaria non può più aiutarmi a sostenere le spese. Per i miei genitori è un costo mantenermi qui ed economicamente non è più possibile. Ho perso il lavoro a causa del coronavirus. E mi trovo senza lavoro, mi trovo con una malattia cronica. Mia madre soffre di diabete e mio padre non può assisterla perché deve occuparsi di mio nonno. Ci sono persone che quindi hanno bisogno di tornare ora e non tra un mese, tra 2 settimane, tra 3 settimane. Qualche giorno fa ho scritto un post online dove esprimo la mia idea al riguardo e il mio disappunto su quanto ordinato dal presidente della regione Sicilia. Ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di siciliani fuori sede che al momento si trovano a fronteggiare diversi problemi. Così ho aperto un gruppo Telegram dove ci stiamo dando supporto e soprattutto dove, grazie alle nostre forze, stiamo cercando di far sentire la nostra voce che sembra essere dimenticata. Quello che stiamo chiedendo dunque non è ovviamente un nuovo esodo, ma un modo in totale sicurezza per tornare in Sicilia, un protocollo d'emergenza, dei voli organizzati appositamente per far tornare i vostri fuorisede e quindi con tutte le conseguenze del caso, autodenuncia e quarantena. In tempi straordinari ci vogliono misure straordinarie, ci vuole diplomazia, non forza. Aiutateci, ascoltateci. Fateci rientrare in sicurezza. Vorrei proprio tornare. Voglio tornare a casa mia in Sicilia. Restare a casa è un dovere, ma tornare a casa è un diritto. Restare a casa è un dovere. Tornare a casa è un diritto. Rientrare a casa è un mio diritto. Rimanere a casa è un dovere. Tornare a casa è un diritto. Restare a casa è un dovere. Tornarci è un nostro diritto. Ho il diritto di tornare a casa. Restare a casa è un dovere. Ma tornare a casa è un diritto. Quindi hashtag fateci tornare. Hashtag fateci tornare. Hashtag fateci tornare. Anche noi siamo siciliani. Fateci tornare a casa. Fateci tornare. Fateci tornare. Ho bisogno di tornare dalla mia famiglia. Fateci tornare a casa. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha ricevuto dall'assessorato regionale alla sanità i kit necessari per effettuare test sierologici per la diagnosi del Covid-19. Si tratta di uno strumento completamente integrativo ai tamponi rinofaringei per il rilevamento della malattia e il monitoraggio dell'andamento del contagio in provincia. Adesso è in corso la pianificazione sulle modalità di utilizzo e la distribuzione. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato alla scadenza del termine massimo di 4 mesi di esercizio provvisorio la finanziaria 2020, dettata interamente dall'emergenza Covid. Il servizio di Lello Casesa. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la manovra finanziaria con 32 voti a favore e 20 contrari. Una manovra che stanzia 1,5 miliardi di euro di fondi statali riprogrammati che dovranno essere autorizzati da Roma, ma intanto l'Assemblea regionale lavora a chi andranno i fondi. Nello specifico la manovra prevede mutui agevolati per le ristrutturazioni e bonus facciate con la Regione che si accollerà gli interessi con contributi a partire da 5.000 euro ad ogni privato per rifare i prospetti. L'esenzione per il 2020 del pagamento del suolo pubblico per bar e ristoranti, 11 milioni di euro per contributi vari ad enti ed associazioni a pioggia, una sorta di tabella H molto criticata dalle opposizioni, 10 milioni per cinema e teatri con lo scopo di ridurre le perdite dal botteghino, 300 milioni di euro per aiuti alle imprese e al comparto del turismo, con prestiti per aziende artigiane, partite IVA e imprese, fino a un massimo di 25 mila euro, con una parte a fondo perduto.
Passa da 10 milioni iniziali a 30 milioni il fondo a sostegno dei pescatori per le attività sulla pesca e della cooperazione. 2 milioni per le città turistiche non capoluogo che hanno registrato più di 500.000 presenze nel 2019. Poi un fondo di 75 milioni di euro gestito dall'assessorato al turismo per acquistare pernottamenti da tour operator, agenzie, strutture alberghiere ed extra alberghiere, guide turistiche ed offrire sconti ai turisti anche siciliani che faranno le vacanze nell'isola. 5 milioni sono stati stanziati ai siti UNESCO della Sicilia con un emendamento dei 5 Stelle PD per far fronte agli oneri straordinari ed aggiuntivi derivanti dall'emergenza sanitaria. 2 milioni di questo fondo andranno ai comuni dichiarati zona rossa con ordinanza del presidente Musumeci, con una quota del 5% destinata come premio di produttività al personale di polizia locale, protezione civile e servizi sociali comunali direttamente coinvolti nell'emergenza coronavirus. 1,5 milioni di euro da ripartire ai comuni di Porto Empedocle, Pozzallo e Lampedusa per le operazioni di accoglienza e in sicurezza delle persone migranti. 30 milioni per la ricapitalizzazione delle società partecipate regionali a copertura delle perdite di esercizio 2020 causate dai minori ricavi per effetto della crisi dovuta all'emergenza Covid-19. 2 miliardi di euro poi alla fine per i trasporti pubblici riguardano i collegamenti marittimi da e per le isole minore, e poi per garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma a carattere extraurbano ed urbano, trasporto ferroviario, trasporto aereo, ed altri 10 milioni destinati a sostenere le attività dei soggetti, attività di servizio pubblico da trasporto di piazza, di servizio noleggio con conducente, di trasporti marittimi di passeggeri. Passa anche un articolo sulle esenzioni per un anno di tasse e canoni, sospese le tasse sulle concessioni governative, cioè sulle autorizzazioni della regione in materia di pesca, artigianato e attività produttive. Sospesi per il 2020 i canoni demaniali ed il ruolo istituzionale di irrigui dei consorzi di bonifica. Via libera anche ad un fondo di 100 milioni gestito dall'IRFIS per prestiti a tasso zero alle famiglie. Previsto anche un bonus di 1.000 euro a tutti i sanitari, medici, infermieri, operatori addetti 118 che sono stati coinvolti nell'emergenza coronavirus. 40 milioni è un fondo finalizzato alle imprese con sede legale nell'isola che hanno avviato processi di riconversione o intendono avviare processi di produzione industriale di dispositivi di protezione individuale, dispositivi di protezione individuale se stessi. Inoltre un 120 milioni per l'istruzione scuole paritarie della Sicilia, un fondo per le università con particolari agevolazioni a studenti esonerati dal pagamento delle tasse per l'anno 2020 e aiuti particolari per la scuola dell'infanzia. Fondi alla fine i comuni per le stabilizzazioni dei precari negli enti in dissesto e un fondo per i comuni delle isole minori. Per la struttura di assistenza ai disabili mentali di Troina il contributo passa da 4 a 5 milioni di euro. È stata una struttura impegnata in prima linea nell'emergenza sanitaria Covid-19. I portavoce comunali del Movimento 5 Stelle al Comune di Castel Termini chiedono al commissario straordinario di valutare la possibilità, modificando un'ordinanza del 20 marzo scorso, di consentire agli esercizi commerciali autorizzati l'apertura anche nelle ore pomeridiane. L'ex commissario straordinario con ordinanza aveva limitato l'apertura di tutte le attività commerciali, eccezione di generi alimentari e farmacie, dalle 8 alle 14, ritenendo, si legge nella nota stampa del Movimento 5 Stelle, che questa restrizione abbia in queste settimane provocato ampia affluenza, quindi concentrazione nelle sole ore antimeridiane. Chiediamo sia meglio estendere le ore di apertura alle attività commerciali, riducendo così il rischio di assembramenti. In questo momento i cittadini pagherebbero a peso d'oro un taglio di capelli, però la vostra attività è tra le ultime a poter ripartire secondo le indicazioni del governo nazionale. Cosa succede? Non siete sicuri? E noi parrucchieri siamo stanchi, noi dobbiamo aprire perché non ne possiamo più, 50 giorni di chiusura, non possiamo stare 3 mesi chiusi, le nostre attività, le nostre famiglie, dobbiamo mangiare. E poi così facendo noi giorno 4 lavoreremo nelle case, noi abbiamo una dignità e non lo vogliamo fare, perciò vogliamo fare un appello al Presidente della Regione, gli abbiamo mandato un messaggio, una lettera. Ma dove sei, Musumeci? Ti aspettiamo! Noi giorno 4 dobbiamo aprire con tutti gli altri.
è un appello che facciamo tutti i parrucchieri, noi non ci fermeremo. Noi lunedì combiniamo un macello a Messina. Siamo con tutti, siamo insieme, anche con i colleghi di Palermo che mi hanno telefonato. Noi appelliamo a Musumeci, dobbiamo aprire, non ce la facciamo più. Noi non pagheremo niente più perché non possiamo pagare. Lo Stato chiede e non dà. Il fondo perduto, dove sono? Abbiamo perso migliaia di euro noi in 3 mesi. Chi ce li dà questi soldi? Ci devono aiutare, ci devono dare soldi, soldi. Noi siamo adeguati, abbiamo i guanti, abbiamo tutto quanto, facciamo la sanificazione, cose che a casa non si può fare. A casa non possiamo fare niente, lì ci ammaliamo quando andiamo all'interno delle abitazioni. Più che delusi ci ha fatto incazzare, perché noi possiamo accettare tutto, anche di aprire il 1° giugno, però ci devono pagare tutte le spese fisse che noi non riusciamo più a sostenere, affitto, bollette, utenze di qualsiasi tipo. Cioè qua si parla che un'azienda piccola, l'azienda più piccola senza un dipendente ha almeno 5.000 euro di spese fisse al mese. In 3 mesi sono 15.000 euro, parliamo di bottegucce. Se hai 2 o 3 dipendenti sei già KO. Quindi ci devono venire incontro. Ci facciano aprire perché siamo già in sicurezza, perché abbiamo il materiale che ci serve, abbiamo comprato già di tutto, di tasca nostra. E ci diano il modo di ripartire con un finanziamento a fondo perduto che ci dia ossigeno, perché qua manca l'aria. La maggior parte dei miei colleghi, anche se ci fanno riaprire l'11, il 4, non ha più i fondi. Dopo un mese chiude lo stesso. Questo è inaccettabile, perché sono 30 anni che paghiamo. Tasse, contributi, studi di settore, registratore di cassa online, cioè basta, non se ne può più. Ora è giusto che ci diano qualcosa. Litiga con la moglie e si allontana da casa per ore e non fa rientro nell'abitazione. Non si fa rintracciare dai familiari. La donna preoccupata ha chiamato i carabinieri. I militari dell'arma avevano appena iniziato a pianificare le ricerche quando il 50enne agrigentino è tornato a casa. Il 18 maggio viene ipotizzata come la data per la riapertura dei siti culturali siciliani. La notizia non è ancora ufficiale, ma pare che il presidente Musumeci starebbe per chiedere una deroga in tal senso al presidente del Consiglio Conte, in attesa di notizie ufficiali e soprattutto di linee guida chiare e definitive che arriveranno alla Regione. I dirigenti e i direttori stanno elaborando strategie ad hoc sui singoli luoghi. Fra i siti favorevoli alla riapertura anche gli ampi spazi di fruizione del parco archeologico della Valle dei Templi. Parlo in rappresentanza di un gruppo, il gruppo che prende il nome di Non Abbassare la Guardia. Questo gruppo è nato nella fase iniziale di questa terribile realtà, di questa pandemia, ed è nato con il fine di sensibilizzare la gente nei confronti di questo virus. Sensibilizzare la gente come comportarsi all'interno della propria abitazione, ma soprattutto all'esterno della propria abitazione. Dunque, inizialmente il fine di questo gruppo era quello di sensibilizzare la gente. Questo è stato fatto tramite un volantinaggio, tramite dei cartelloni che sono stati affissi sul raffadale. Successivamente abbiamo notato la terribile realtà che ha colpito tutti noi, ma in particolare determinate famiglie che bisognose, che non hanno veramente cosa mangiare. E da lì il gruppo ha subito una metamorfosi e si è trasformato da gruppo di sensibilità, di sensibilizzazione, a gruppo di sensibilizzazione e solidarietà. Grazie alla collaborazione col Comune, con la Protezione Civile, con la Chiesa, con la Caritas, abbiamo portato avanti un progetto che ha aiutato tante famiglie, veramente. Famiglie che stanno veramente male e che non hanno niente che mangiare. Famiglie che hanno dei bambini piccoli, dei neonati. Grazie a questo gruppo, grazie alla collaborazione con le istituzioni, siamo riusciti a dare aiuto a tante famiglie veramente bisognose. Il video che abbiamo realizzato, l'abbiamo realizzato per continuare questo progetto. È un video di sensibilizzazione soprattutto, ma in alcune parti parla anche di aiutare il prossimo.
Dobbiamo ringraziare per questo i Brisca che hanno collaborato, dobbiamo ringraziare il Comune, l'istituzione che hanno dato loro un contributo, dobbiamo ringraziare il nostro gruppo che hanno messo, i cui genitori, i cui componenti di questo gruppo hanno messo a disposizione i migliori attori che esistono in circolazione, che sono questi meravigliosi bambini che hanno saputo trasmettere nel miglior modo possibile e in maniera allegra e bizzarro come dobbiamo comportarci. Inizia la fase 2. Grazie ai sacrifici fin qui fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia. Oh, mamma io, gimme hope, Joanna, gimme hope, Joanna, gimme hope. L'amore che tu giusto sia senza non si tosto, l'amore che tu varo non si può. Susi da mattina senza la mascherina, figliare un paese non si può. E facci la sostanza, mantieni la distanza, staccati un metro cucuvo. Usa un civoli lenti, affittare i parenti, un 4 maggio apri l'occhio. Oh, what's a mamma, 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 io. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope. La maschera usata andrà non va chitata, se no si zozzo tu è l'arrazzato. Mezzoni cristiani, un faro super chiuso, proteggi bucche e nasche un dirino. Spardare a mascherina, i guanti e la mucchina, metti un disinfettanti, parti di mano e arrivi nei mutanti. I don't know why, yeah, I don't know why, yeah, you must be strong. Why? I don't know why, yeah, I don't know why, yeah, you could be strong. L'amore non è sbaglio, ma è per sì un travaglio, ora io mangio e vivo a casa tua. L'amore che è giusto, perché non ci prova gusto, hai la logica e la legge so. Spardare a maschera, arrivi nei mutanti. Why? I don't know why, yeah, I don't know why, yeah, you must be strong. Why? I don't know why, yeah, I don't know why, yeah, you could be. Non abbassiamo la guardia, i bambini l'hanno capito. Se prendiamo esempio da loro, tutti insieme ce la faremo. Why? I don't know why, yeah. I don't know why, yeah. You could be strong. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. A Lampedusa intendono realizzare un ponte per collegare il Porto Vecchio con quello nuovo in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali e archeologici. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sta scatenando tante reazioni e proteste da parte delle associazioni ambientali
la vicenda di Lampedusa. La prima è stata Maria Amico che per mezzo di un comunicato stampa a firma del dottor Claudio Lombardo afferma come a Lampedusa intendono realizzare all'interno dello specchio acqueo del suo porto un ponte per collegare il porto vecchio con il porto nuovo in un'area sottoposta a numerosi vincoli di tipo paesaggistico, ambientale e anche archeologico. Tale viadotto, afferma il dottore Lombardo, lungo più di 130 metri, verrebbe sostenuto da piloni che dal fondo marino si ergono per reggere un ponte proprio di fronte a un'area di interesse archeologico, Cala Salina. Giova ricordare che l'isola di Lampedusa è vincolata da un piano paesaggistico giustamente restrittivo che non prevede e non può tollerare un'opera che comporta un tale impatto visivo che andrebbe a modificare definitivamente il paesaggio. Maria Amico si oppone quindi fermamente alla realizzazione di tale progetto e ha presentato anche un esposto alle autorità competenti al fine di accertare eventuali irregolarità. Successivamente anche l'Associazione Italia Nostra si unisce alla protesta, affermando come un ponte inutile che sfregia la bellezza di Lampedusa. Il fatto ha dell'incredibile: nel 2020, in uno dei luoghi dove la bellezza naturalistica e paesaggistica della Sicilia è indiscutibilmente vivida e tangibile, c'è ancora qualcuno che si ostina a concepire e a voler realizzare costosissimi progetti ad altissimo impatto del tutto superflui. A Lampedusa l'amministrazione comunale intenderebbe realizzare un gran ponte lungo 130 metri sul mare per collegare il porto vecchio con il porto nuovo, per di più di un'area sottoposta a vincoli ambientali, paesaggistici e archeologici. La struttura infatti è sostenuta da robusti piloni che poggerebbero sul fondale e dovrebbe essere edificata di fronte a un'area di interesse archeologico. Per Adele Falcetta, responsabile di Italia Nostra di Agrigento, il progetto è vecchio, obsoleto ed è concepito 30 anni fa e la cui utilità è tutta da dimostrare. Italia Nostra sostiene, puntualizzando, che Lampedusa è sottoposto a un piano paesaggistico finalizzato a tutelare e valorizzare l'incomparabile bellezza dell'isola. Anche l'associazione Lega Ambiente, per mezzo del suo presidente Gianfranco Zanna, afferma come il sindaco Mattello sia un bugiardo. Il progetto della giunta Nicolini era sostenibile e recuperava il paesaggio, prevedendo anche la sola realizzazione di una passerella ciclopedonale in legno. Invece, per Zanna, Martello vuole costruire 48 piloni conficcati nell'acqua. Quel progetto voluto dall'amministrazione Nicolini, che il sindaco ha stravolto, aveva un preciso obiettivo di riqualificazione ambientale e paesaggistica per la fruizione del fronte mare con un percorso ciclopedonale dalla Guiccia a Cala Francese, attraversando i due porti, il vecchio e il nuovo. Nel tratto in questione era prevista una semplice passerella di legno sull'acqua. La smetta quindi per Gianfranco Zanna di Lega Ambiente, il sindaco Martello, di fare il Pinocchio e, se in grado, si assuma le sue responsabilità gettando la maschera e dichiararsi per l'ennesima volta quel pirata del cemento che tutti tristemente conosciamo. Una gara da quasi 20 milioni di euro per affidare lavori che metteranno fine al cedimento della collina sulla quale sorge il Duomo di Agrigento e l'intera area diocesana della Città dei Templi, lo annuncia il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che è anche commissario contro il dissesto idrogeologico dell'isola. Dopo aver contribuito in maniera determinante alla riapertura della cattedrale di San Gerlando, rimasta chiusa 8 anni per ragioni di sicurezza, l'ufficio contro il dissesto idrogeologico si appresta adesso a chiudere una vicenda che ha tenuto costantemente in ansia la cura e l'intera comunità. Grazie al bando emanato si potrà intervenire a breve per consolidare l'intero pendio, lì dove numerosi interventi adottati nei secoli, per lo più di carattere strutturale, non hanno mai davvero arrestato il processo deformativo in atto. Va in pensione Alfredo Morvillo, una carriera segnata dalle indagini contro la mafia ma anche dal dolore di aver visto cadere sua sorella Francesca, pure lei magistrato, morta nella strage di Capaci accanto al suo compagno di vita Giovanni Falcone. C'è il servizio. Thank you.
ed oggi è l'anniversario dell'uccisione del capitano dei carabinieri Emanuele Basile di Monreale, ucciso mentre teneva in braccio la figlia di 4 anni. Vediamo. Due colpi di fucile sentiti nel cuore della notte hanno terrorizzato gli abitanti di Contrada Terranova a Lampedusa. Qualcuno ha anche pensato il peggio. L'SOS è immediatamente arrivato alla stazione dei carabinieri dell'isola e la pattuglia già in zona si è precipitata. Non ci hanno messo molto i militari dell'arma a scovare un'ombra sospetta. In un terreno recintato i carabinieri hanno visto un uomo con un fucile in mano che stava tornando verso la strada. È stato fermato e controllato. Il lampedusano di 57 anni, hanno scoperto gli investigatori, era andato a casa in cerca di selvaggina nonostante il porto d'armi scaduto e con un fucile privo di contrassegni di riconoscimento. Cosimo Antonica, ormai ex comandante della polizia locale, si appresta ad assumere il nuovo incarico all'azienda nazionale dei beni confiscati. L'ex dirigente comunale, dopo 2 anni particolarmente travagliati, lascia gli uffici comunali. In una lettera Antonica scrive: rivolgo a tutti i cittadini il mio più caro e affettuoso saluto nella consapevolezza di aver condiviso momenti intensi di dialogo, di ascolto in una cornice di leale servizio e reciproca collaborazione, sostenuto sempre dalla stima di un popolo affabile, cordiale e ricco di umanità. Non siamo favorevoli a verdetti cosiddetti a tavolino. Il vicepresidente del Canicattì Calcio, società che milita nel campionato di eccellenza Sicilia, Girone A, Faustino Giacchetto, esprime il proprio parere su quelle che dovrebbero essere le linee guida della FIGC per la ripresa dei tornei di calcio. Il nostro auspicio, aggiunge Giacchetto, è quello di continuare a disputare tutte le partite che mancano alla fine del campionato e chiudere regolarmente la stagione sportiva 2019-2020 con promozioni
sospensioni e retrocessioni decretati dai risultati del campo. Peraltro pensiamo, in considerazione della gravissima emergenza epidemiologica derivante dal rischio di contagio da Covid-19 che ha costretto il governo a sospendere tutte le manifestazioni sportive e tutte le attività economiche non indispensabili, che è ben possibile prevedere che la chiusura dei campionati possa slittare sino al mese di settembre o di ottobre, e in ogni caso quando vi saranno tutte le condizioni necessarie per garantire la tutela della salute dei calciatori e di tutti gli attori del calcio. Mi riferisco agli arbitri, ai dirigenti, ai tecnici, ai magazzinieri, ai custodi e infine, non certo per importanza, ai tifosi e agli spettatori. Riteniamo infatti che la ripresa della normale attività sportiva agonistica dovrà iniziare quando vi sarà la certezza che le partite potranno disputarsi a porte aperte con la presenza di tifosi, sportivi e spettatori. Senza di loro, aggiunge il vicepresidente del Canichetti Calcio Faustino Giacchetto, non ha alcun senso ipotizzare una ripresa dei campionati, ma più in generale una ripresa del calcio dilettantistico. I tifosi e gli sportivi sono il carburante che permette al motore della passione di presidenti e dirigenti di accettare con il sorriso la stanchezza, la delusione o la sconfitta ed essere sempre pronti e disponibili a ricominciare. Quanto alle possibili soluzioni per la classifica se arriva lo stop ai campionati, il vicepresidente del sodalizio sportivo canicattinese dice: in mancanza di una disposizione normativa esistente sarebbe meglio non decretare promozioni e retrocessioni a tavolino per evitare l'insorgere di contestazioni e fastidiosi contenziosi tra le società dissenzienti e la Lega Nazionale Dilettanti. È chiaro che tale soluzione vanificherebbe tanti sacrifici fatti da presidenti, dirigenti, tecnici e calciatori delle tante società siciliane che avevano intrapreso all'inizio di stagione un progetto sportivo ambizioso. Mi auguro che nel prossimo Consiglio di Lega, in programma venerdì 8 maggio, gli organi federali non abbiano fretta di assumere decisioni definitive o al momento non attuabili. È meglio aspettare e chiudere i campionati sul campo, conclude Faustino Giacchetto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.